io il mio rapporto con Paolo Monti è stato molto importante, perché Paolo Monti mi ha iniziato alla fotografia professionale, non di amatore. In quegli anni, siamo intorno al 52-54, Monti era presidente del Circolo Fotografico La Gondola, che non era un classico circolo fotografico di fotoamatori, ma era quasi un movimento, e al contrario degli altri tre movimenti che c'erano in Italia, il MISA, che era un altro gruppo molto importante, era diretto dal dottor Cavalli, eravamo in antagonismo, perché Cavalli considerava la fotografia arte, solo arte, mentre Monti la considerava documento. E secondo me è molto più importante il documento che l'arte fatta dai fotografi. E quindi in questo gruppo della Gondola, che ci riunivamo una volta alla settimana, lui era per noi giovani, perché allora avevo 23 anni, era una cosa eccezionale. Stavamo ore ad ascoltarlo, perché come dicevano prima gli amici, Monti era un uomo di cultura generale fantastico e di cultura fotografica in particolare altrettanto fantastico. E il movimento della Gondola è diventato famoso in tutta Europa, proprio per merito di Monti. E poi c'era questo rapporto affettuoso, non proprio di papà coi figli, ma molto simile. E noi giovani, specialmente io e Beppe Bruno, facevamo un tipo di lavoro che potevamo assentarci dal posto di lavoro, e gli facevamo un po' da assistenti, tra virgolette, perché a Venezia lavorava molto per la sovrintendenza del monumento, e andavamo con lui a fotografare, e lì ho imparato a diventare professionista. Poi la mia strada ha preso un'altra direzione, perché io inizialmente facevo molta architettura. Io ho lavorato 15 anni per il Touring Club Italiano facendo molta architettura e molto paesaggio. In un certo momento però ho capito che quello che volevo fare io era il reportage. Il mio interesse era l'uomo, anche perché in quegli anni avevo uno zio in America che era molto amico di Cornel K, il fratello del famoso fotografo K, che dirigeva l'ICP, l'International Center of Photography, che è uno degli enti più importanti al mondo di fotografia. E questo zio gli ha chiesto a Cornel K che libri poteva mandare a questo nipotino, perché lo era un nipotino, di fotografia. Cornel K mi ha fatto mandare i libri della Farm Security Administration, i fotografi di The Life, i libri della Dorothea Lang, di Gene Smith soprattutto. Io sono rimasto folgorato
e da allora non ho fatto più una foto di architettura, ma solo dei reportage, perché era l'uomo che mi interessava. E poi Monti, una cosa importantissima, certe volte faceva sviluppare il suo materiale a Milano, ma certe volte che aveva urgenza di vederlo subito, veniva a sviluppare e stampare a casa mia, se erano cose di piccolo formato, e a casa di Beppe Bruno se erano dei 9-12. E ci ha insegnato praticamente a stampare. Noi abbiamo imparato a stampare da Paolo Monti, che allora era un modo rivoluzionario di stampare, perché in Italia al 99% si stampava tutto grigio, non esistevano i neri in fotografia, e i neri è stato Monti il primo a farli e a insegnarci a farli. E quindi anche per la camera oscura è stato un maestro eccezionale. E poi mi ha consigliato lui a fare del reportage, perché lui non faceva il reportage, il stretto reportage, però lo ammirava molto, gli piaceva molto. E io avevo fatto tante foto di Venezia e lui mi diceva sempre: ma tu devi fare un libro, tu devi fare un libro su Venezia. Io avevo già pubblicato sul Mondo di Pannunzio e io ero ancora un fotoamatore, non ero ancora professionista. Con queste foto fatto insieme a Vignelli, che era anche lui giovane, un grafico giovane che adesso ha uno studio in America, megalattico, a New York, ha fatto una carriera incredibile, e mi ha fatto un Menabò. Io con questo Menabò su Venezia sono andato da 8 editori italiani, e tutti e 8 me l'hanno rifiutato perché era una Venezia non turistica e non a colore. Poi ho avuto la fortuna che Zevi mi ha fatto fare una lezione a architettura a Venezia, e Zevi poi ha mandato queste mie foto di Venezia all'Istituto di Architettura di Londra per una mostra. Di lì è passato un editore svizzero, il più grosso editore svizzero, che ha visto le foto, mi ha mandato un telegramma, mi ha detto: venga a Losanna che facciamo un libro. 22 giorni dopo è uscito il libro Venise de Saison, con testi di Mario Soldati e Giorgio Bassani. Beh, è stato da quel momento che io non ho dovuto più faticare a fare carriera, perché mostravo il libro, dico: io sono questo, so fare questo. Ed è stato anche l'insistenza di Monti a fare questo libro che mi ha aiutato. Poi cosa dirvi d'altro? I progetti che faceva per la regione Emilia-Romagna, forse voi non ve ne rendete conto, ma era una novità assoluta in campo mondiale. Nessuno aveva mai fotografato a tappeto una città, un paese, una cosa. Solo in Francia era stato fatto qualcosa di simile anni prima, ma solo in Francia. In Italia e nel resto dell'Europa non era mai stato fatto.
E quindi il valore di questa documentazione è immenso e oggi è ancora più di allora. Allora era la novità. Noi a Venezia lo invidiavamo, quando ci diceva vado a Bologna a fotografare le vie di Bologna. Che fortuna! Continuavamo a dire. E così questo lavoro poi tornava, ci faceva vedere le foto, ci spiegava come l'aveva fatta. E poi, questa è una cosa che dico ai fotografi, lui ha utilizzato un obiettivo sulla Nikon, appunto, che si chiama decentrabile, che permette di avere le linee dritte dell'architettura, ma l'ho usato in modo rivoluzionario, perché qualche volta lo usava per raddrizzare le linee, ma lui lo usava a destra e a sinistra, e quindi poi univa le due foto, che era molto difficile perché non c'era il computer, no? Oggi è un giochetto, ma allora era una cosa, e prendeva più campo, e tutti non capivano perché, dice, ma come fanno a pigliare così tanto, perché decentrava sia a sinistra che a destra. E poi non so, le nostre domeniche, perché lui fotografava tutta la settimana lavori su commissione, e poi alla domenica andavamo a fare delle gite straordinarie a Torcello, a Burano, e fotografavamo cose che abitualmente non si fotografa professionalmente. E fotografavamo la gente, e poi lui ci portava a far vedere le fotografie della Meme, che era dei ritratti straordinari, e le fotografie degli architetti, dei pittori, che erano tutte una sua ricerca, quindi non delle commissioni. Poi ha avuto il periodo che ha incominciato a sperimentare, e quello non andavamo d'accordo, bisogna dire, perché queste cose chimiche, quando avevamo delle pellicole a colori scadute, diceva dammele, perché lui faceva dei veri esperimenti, e queste cose dal punto di vista nostro erano troppo artistiche, noi volevamo il sociale, a noi giovani interessava il sociale, e però lui ci credeva molto in questa sperimentazione. Ma non so cosa dirvi, mi sono preso degli appunti che, un'altra cosa molto importante, forse dimenticavo. Monti era molto amico di Romeo Martinez. Chi era Romeo Martinez? Romeo Martinez era uno spagnolo trapiantato in Svizzera, direttore della rivista Camera. Allora la rivista più importante al mondo di fotografia, che pubblicava tutti i generi di fotografia, e noi aspettavamo ogni mese questa rivista, perché imparavamo, non è come oggi che ci sono 30 riviste, centinaia di libri. Allora c'erano 2-3 libri all'anno, c'era Image à la Sauvette di Cartier-Bresson, c'era New York di Klein, ma non c'era questa massa di libri belli e brutti e orribili che si fanno oggi. E quindi
Martinez per noi è stato importantissimo. E poi perché Romeo Martinez ha organizzato a Venezia anche i primi festival del cinema, festival di fotografia, e ci portava sia le immagini dei grandi maestri, sia i maestri stessi. E quindi per noi giovani avere un contatto con questi maestri era importantissimo. Poi nel 62-63 questo Romeo Martinez mi ha convinto a diventare professionista. Io allora ero molto titubante perché avevo a Venezia un negozio di vetri, di collane, che rendeva bene, e fare un salto nel buio, diventare professionista, era per me un dramma, anche perché avevo una moglie e due figli da mantenere. E Romeo Martinez mi ha detto: ma dai, sono sicuro che ce la fai. E molti dicevano: ma sì, dai, che ce la fai. E quindi ho deciso il gran passo e sono diventato professionista, e devo dire che me l'è andata bene. Ma allora erano anni non come adesso, che c'era questo famoso boom, era più facile lavorare, era più facile essere notati. Adesso c'è un'invasione, ormai tutti sono fotografi, almeno credono di essere fotografi, e quindi c'è una concorrenza bestiale di fotografie fatte da dilettanti, alcuni molto bravi, ma la maggioranza sono un disastro. E anche chi deve giudicare le fotografie purtroppo non è preparato a giudicare. E quindi vi ho raccontato tutto di Romeo Martinez, il progetto di Bologna e il libro di Venezia, tutto quanto. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire è stata importantissimo che qualcuno acquistasse l'archivio Monti, perché una decina, 15 anni fa, l'archivio Monti stava per essere disperso, perché se l'erano diviso due cugini di Paolo Monti, che lo trascuravano completamente.